Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale con un nuovo video. Siamo tornati qui a Udine dopo quanto tempo, una vita dopo Napoli e tutte quelle cose. Sì, solo per gli esami, Sì, non volevamo tornare adesso, però. Esatto, vabbè. E dopo Napoli e tutte quelle avventure che abbiamo fatto, se non avete visto andatevelo a vedere. Siamo tornati qua, a casa nostra. Questa ormai... Tua! Boh, sì, no. Ormai questa è la nostra città. Ma oggi, Dani, cosa andiamo a fare? Andiamo a mangiare. Come sempre. Che cosa mangiamo? La focaccia. Ma è una focaccia particolare? No. Come no? No, sì, invece. Andiamo a provare la focacceria toscana, che è qua davanti, si chiama Mordimi. Infatti ti mordo. Ed è una focacceria tipica toscana. Prodotti veramente buoni. Eravamo già stati tantissimo tempo fa, ma ritorniamo per riassaggiare la focaccia toscana. E farvi vedere anche a voi. Esattamente. E comunque, per vostra informazione e cultura generale, non si chiama solo focaccia, ma anche... Come si chiama? Spiego io. Ma in Toscana viene chiamata anche schiacciata. Ma non perdiamoci in chiacchiere e andiamo da Mordimi. Aia. Aia. Che poi effettivamente mi ha morso perché io ho detto Mordimi. E quindi ha fatto bene, anche se... Ah! Comunque con noi c'è anche una nostra amica. Saluta. Ciao. Sara, che dirà in breve anche lei la sua valutazione. Tra l'altro è la sua prima volta per lei, quindi lei sarà la voce della verità, quella che dirà se è buono o no. Come vedete ragazzi, è una focacceria gourmet, tanta roba. E siamo qua ad aspettare la focaccia. Dani ha preso la focaccia. La mortazza tua. Mortazza sarebbe mortadella, pistacchio, crema di pistacchio e stracciatella. E l'ospite cosa ha preso? È una rosella, che sarebbe con prosciutto cotto, salsa rosa e asiago. Sono arrivate le focacce, adesso andiamo all'assaggio. Va prima Dani, che ha fame e vuole mangiarla calda. Esatto. Adesso l'assaggio. Guardate che bella focaccia gourmet. Buonissima. Due santo, neanche mangiata, buonissima. Buonissima. Facciamo vedere dentro. Guardate, pistacchio, mortadella e stracciatella. Adesso va l'ospite. Buono. Buona, buona. Facciamo vedere. Adesso assaggerà Franci. Dio che lento. Buonissima. Guardate. Wow. Bene ragazzi, abbiamo finito, come vedete. Sara non ancora, ma l'aspettiamo e poi andiamo alle conclusioni finali. Però prima bisogna indovinare il prezzo e questa volta sarò io a indovinarlo. Ed eccoci qua ragazzi per le conclusioni finali, ma prima devo indovinare il prezzo. Non solo di Dani, ma anche di Sara. Fate un recap, io non sento, e poi cerco di indovinare. Ma io so già. Aspetta, 22. Nice. Bene, loro si sono accordate e adesso cercherò di indovinare il prezzo. Contando. Aiutatemi almeno a... No. La mortazza. La mortazza. Tua. Ah, tre focacce tua. Sono. E basta. Sì, esatto. Ok, sono circa 32 euro. 31. 31? Esatto. Vabbè, dai, di un euro... Ci sta. Dai. Ma adesso facciamo le considerazioni finali. Come è sembrata? Uno alla volta. Tu, Dani, cosa dici? Bel 9,5, buonissima. Dico poi io e poi alla fine Sara che sarà il giudizio perfetto perché è l'unica che non aveva assaggiato la focaccia. Esatto. Per me anche un 9, dai. Molto buono il carpaccio, è la prima volta che l'ho assaggiato, veramente buono. Sara? Anche un 9,5, era fatta veramente bene, mi piace. Bene ragazzi, non c'è nient'altro da dire, iscrivetevi al canale che il 70% di voi non è iscritto, quindi iscrivetevi, basta schiacciare lì sotto. Attivate la campanella e condividete il più possibile il video. E commentate con tutto quello che volete. Il video finisce qua, ci vediamo a un prossimo. Ciao ciao! Ciao! Ciao.